Quando parliamo di machine learning, utilizziamo spesso come esempi i servizi cognitivi, che permettono di riconoscere in una foto, per esempio, informazioni come sesso, razza ed età delle persone, o traducono la voce in testo, o viceversa, o descrivono il contenuto di un'immagine, o riescono a stimare il sentiment, ovvero il livello di positività all'interno di una frase. Ecco, servizi cognitivi come questi sono spettacolari, ma dall'altra parte c'è il rischio che i clienti facciano fatica a calarli nella loro realtà e tendano quasi a mitizzarli, come se fossero una sorta di bacchetta magica che risolve qualunque problema. Cercherò quindi di mettervi nelle condizioni entro i prossimi 9 minuti di capire e quindi spiegare ai vostri amici, familiari e naturalmente ai clienti che cosa c'è sotto il coperchio, ovvero come funziona il machine learning. Vi illustrerò tutti questi concetti che sono piuttosto complessi di machine learning, sfruttando alcuni casi reali e materiale che ho sviluppato per cercare di renderli comprensibili a livello, diciamo, 200, cioè relativamente generale. Questa è dunque l'agenda della mia presentazione. E partiamo con la regressione, dove il risultato appartiene ad un insieme continuo, come nel forecasting, nella previsione del consumo di energia nel tempo che abbiamo visto con un cliente del settore energy. Oppure il valore di mercato di un immobile. E di cosa abbiamo bisogno per un esperimento di regressione? La risposta è feature e label. Le prime sono le variabili indipendenti, nel caso dell'appartamento sono la metratura, il piano, l'anno di costruzione, la classe energetica. La label invece è un'informazione unica per ogni osservazione ed è la variabile dipendente da tutte le altre, in questo caso il prezzo. Ecco, se mettiamo una sola feature, per semplicità di spiegazione, i metri quadri, per esempio, in relazione con il prezzo, risulta evidente che ragionevolmente potremmo approssimare questi punti con una linea retta, dove l'errore è la distanza dei punti veri, rilevati, la ground truth, così chiamata, dalla retta. Ebbene, minimizzare la funzione errore è l'obiettivo della regressione. In analisi matematica, per calcolare il punto minimo di una funzione ci sono procedimenti che ci porterebbero fuori dal livello di questa presentazione. In particolare c'è un meccanismo detto del gradient descent che usa la derivata prima per raggiungere il punto più basso della curva di errore. Per mantenere però il livello di presentazione a 200 ho predisposto una animazione intuitiva che usa due variabili invece di una e il nostro errore è dunque rappresentato non da una retta ma da una superficie. E di questa dobbiamo trovare il punto più basso. A questo scopo utilizziamo il gradiente discendente sulle due variabili indipendenti e poi uniamo i risultati per far rotolare di fatto la sfera del nostro obiettivo verso il laghetto, cioè il punto di minimo di questa prateria di numeri dove troviamo i fattori moltiplicativi da applicare alle feature. Fattori moltiplicativi. Torneremo su questo punto fra un momento. Consideriamo che questo non è un disegno, un'animazione fatti a mano, ma è l'output di una simulazione eseguita con Octave, che è uno strumento di analisi matematica open source, simile ad un prodotto commerciale più famoso che si chiama MATLAB. Ecco, per fortuna siamo facilitati enormemente nella realizzazione di un esperimento di regressione grazie ad uno strumento grafico, si chiama Azure Machine Learning Studio di Microsoft, che ci permette di sviluppare esperimenti con procedimenti visuali, la data ingestion per l'importazione dei valori, la selezione delle colonne, la pulizia dei valori fondamentale per un data scientist, la separazione dei dati fra training set e test set che utilizzeremo poi alla fine per valutare la bontà degli algoritmi che abbiamo testato e poi, se ci piace, scegliamo il migliore e lo pubblichiamo in un web service. Ecco, web service va oltre il livello 200 come termine. Ma anche in questo caso l'ho citato solo per evidenziare che la complessità può essere inglobata all'interno di un prodotto che conoscono tutti, credo, i nostri interlocutori, che si chiama Excel. E questa immagine mostra che l'algoritmo calcolato con il Machine Learning Studio diventa di fatto una nuova funzione di Excel, come somma, media e varianza, chiamata in questo caso House Price, che applica esattamente i fattori moltiplicativi che citavo prima e che abbiamo trovato sul fondo del laghetto, quindi moltiplicheremo i metri quadri per 2700, più il piano vale 2000 euro ogni piano superiore, la classe energetica vale 5000 euro per ogni scatto e così via. Un'altra categoria di algoritmi è la classificazione, in cui a differenza della regressione la risposta è la probabilità che sia vera una determinata condizione.
Ecco, sempre con un cliente del settore energy, la condizione cercata era qual è la probabilità che occorra manutenzione ad una cabina elettrica. Ecco, in base a feature, quali il numero di guasti che ha avuto la cabina nell'ultimo anno, l'ultima data di manutenzione, il numero di cavi presenti e così via. Ecco, consideriamo che in Italia su un elettrodotto da oltre 1 miliardo di chilometri abbiamo 442.000 cabine elettriche. È facile quindi immaginare l'opportunità di applicare un sistema di manutenzione preventiva efficace per fare un risparmio dei costi di intervento e nel miglioramento del servizio. Qui vediamo invece un drone terrestre utilizzato da un altro cliente che stima la probabilità che ci sia una perdita di materiale in un deposito di carburante. La classificazione viene utilizzata anche in ambiti diversi completamente, come quelli di sistemi gestionali, per stimare in questo caso la probabilità che una certa informazione di una fattura corrisponda al numero di partita IVA, che è un passo in più rispetto a leggere semplicemente la scansione della fattura stessa e riconoscere che cosa c'è scritto dentro, perché dobbiamo distinguere poi se una cifra rappresenta l'importo, la data o un elemento della fattura differente. In questo esempio vediamo invece la classificazione per calcolare in ogni millisecondo la probabilità di essere mangiati da un fantasmino andando a destra, la probabilità andando a sinistra, avanti e indietro, che permette di fatto di giocare la migliore partita a Pac-Man della storia con Machine Learning. E allora come risolviamo un problema di classificazione? La risposta è con il deep learning, in cui le reti neurali emulano il funzionamento del nostro cervello, in cui i neuroni, questi arancioni, usano le sinapsi per ricevere impulsi nervosi dall'esterno, li elaborano con il loro nucleo e comunicano il risultato ai neuroni del livello successivo attraverso i dendriti fino all'output dell'azione. Ebbene, gli equivalenti dei neuroni nel deep learning si chiamano attivatori e sono posizionati su un livello di input, quello più a sinistra, di output e una serie di livelli intermedi. Ogni attivatore è responsabile per dare un peso a ciascuno degli attivatori del livello successivo, in modo che si possa poi scegliere alla fine l'attivatore con il colore più acceso, il 9 in questo esempio, in cui stimiamo la probabilità che un testo scritto a mano corrisponda a ciascuna delle 10 cifre di base 0, 1, 2 e così via. Naturalmente dobbiamo reiterare il processo molte volte comunicando al sistema se alla fine abbiamo trovato il risultato giusto oppure no, come facciamo di fatto anche noi quando impariamo sbagliando, e applicare a ritroso il processo per capire dove ha sbagliato, sfruttando un meccanismo detto di back propagation. Questo procedimento può richiedere ore, giorni, addirittura settimane di elaborazione, ma alla fine il prodotto finale sarà efficiente al punto di poter girare su un normale PC e abbassare la sbarra del telepass prima che l'automobile abbia percorso gli 8 metri di corsia se il suo apparecchio risulta contraffatto. I casi che abbiamo visto finora sono di tipo supervised, cioè hanno un training set che contiene anche le risposte. Nel caso dell'appartamento sapevamo anche a quale cifra quell'appartamento era stato venduto. In altri casi, invece, le risposte non ci sono, cioè abbiamo un training set muto con solo le feature. Il machine learning ci fornisce a questo scopo algoritmi cosiddetti di clustering. Il più famoso è il K-means, che venne sviluppato durante la Prima Guerra Mondiale per l'analisi dei segnali radio, che permette di specificare quanti gruppi vogliamo e poi trova la miglior regola che permette di disporre gli elementi in quei gruppi. Per esempio, potremmo dargli in pasto i menu di 10.000 ristoranti e poi chiedere di raggrupparli in tre gruppi. Alla fine, se andiamo a guardare dentro, troveremo che nel primo gruppo ci sono i ristoranti di carne, nel secondo di pesce, nel terzo vegetariani. Se però chiediamo di creare 10 gruppi, allora risulteranno corrispondere probabilmente a ristoranti italiani, messicani, giapponesi, cinesi e così via. In questa categoria troviamo anche i sistemi di recommendation utilizzati dai fornitori di contenuti televisivi per creare gruppi corrispondenti a categorie di clienti e tipologie di programmi. Bene, allora per riassumere, se dovete fare una presentazione d'effetto e general purpose, scegliete i servizi cognitivi. Non sbaglierete perché indirizzano anche una particolare esigenza di mercato, permettono a sviluppatori tradizionali senza competenze da data scientist di valorizzare le loro applicazioni aggiungendo funzioni strepitose in modo estremamente rapido, semplice ed economico. Se invece dovete fare una presentazione più personalizzata e più interattiva, allora utilizzare i concetti che abbiamo visto oggi permetterà di essere probabilmente più pragmatici e convincenti.